Buonasera Presidente, ben ritornato qui in Mix Zone con noi, mi commenta questo pareggio? È difficile commentare un pareggio così, arrivato con praticamente un solo tiro in porta, anzi nemmeno un tiro in porta del Perugia. Perugia è una squadra molto forte, ma stasera credo che non abbia avuto modo di dimostrare la sua forza, perché credo che il Pescara abbia fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Poi nel secondo tempo è chiaro che le forze calano un po', però nel primo tempo abbiamo fatto una bella partita, non abbiamo rischiato nulla. Nel secondo tempo abbiamo avuto pure qualche palla gol all'inizio, purtroppo quella di Brugman, ma anche qualcos'altro ancora. Anche Ciofani, purtroppo è capitato sul piede che non è suo, però aveva fatto una bellissima cosa. Comunque un punto che ci lascia alla stessa distanza dal Perugia e quindi sicuramente positivo. È il miglior Pescara dell'ultimo periodo, levando il quarto d'ora finale con il Palermo? Ma sicuramente questa sera ha fatto una bella partita. Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra che è forte, perché il Perugia a mio avviso è una delle squadre più belle di questo campionato e quindi vuol dire che va diciamo rivalutata la prova anche del Pescara. Nella fine partita la curva ha chiamato a gran voce Pillon e ci sono stati i soliti cori nei suoi confronti. Come valuta questa situazione di spaccatura nella tifoseria tra Pillon e la società? Ma non c'è spaccatura, perché a me dai cori non me ne frega proprio nulla. Pillon è allenatore del Pescara, sta facendo bene ed è giusto che venga acclamato dai tifosi. Ci mancherebbe che io debba essere geloso del mio allenatore. Ciao mister! Quindi nessun problema. La partita oggi, soprattutto la cosa diversa del Pescara è stato che dopo il gol del vantaggio non ha mai concesso quel campo alla squadra avversaria, quindi anche la mentalità sta crescendo, si sta ritrovando forse quello che è il miglior centrocampo con Brugman da mezzala, Bruno e Memushai? Ma consideriamo che Memushai questa settimana non si è allenato quasi mai, Brugman uguale, quindi c'è solo da sperare bene sulla crescita di questi due ragazzi che riallenandosi probabilmente cresceranno ancora di più, perché sulla qualità di Brugman e di Memushai sicuramente non si discute, però è chiaro che se ti alleni poco in settimana perché hai dei problemi non reggi come dovresti, però oggi hanno fatto una gran partita. Credo che il fatto di non rischiare nulla dipenda dal fatto che siamo stati sempre molto corti come squadra, non c'è stata quella distanza tra i reparti e quindi chiaramente si rischia sempre di meno. Presidente, l'intervista fatta qualche settimana fa proprio oltre il Palermo ai nostri microfoni ha creato tanto scalpore mediatico, col senno di poi la rifarebbe? Assolutamente sì, perché purtroppo contro il Palermo io credo che se nel primo tempo avessimo preso 6 gol nessuno avrebbe potuto dire nulla. E poi hai vinto la partita, complimenti per la vittoria, ma sinceramente vi faccio il presidente, se non posso dire quello che penso vado a casa. Ma oggi ci dice la verità presidente, com'è la situazione con il tecnico Pillone? Nel senso andate d'amore e d'accordo, qualche contrasto tecnico? Ma io non ho nessun problema con il mio tecnico, perché quello che penso glielo ho sempre detto in faccia, quindi così come ci siamo sempre confrontati e quello che pensa lui l'ha sempre detto a noi, noi non siamo mai intervenuti nelle scelte tecniche. Io ho detto la mia dopo la partita di Palermo, perché è giusto che un presidente dica la sua. Ci sono presidenti che fanno le formazioni, non posso dire la mia, io dico quello che voglio. Chiudiamo con due battute. La prima, a me piacerebbe sottolineare la forza di Sottil, un altro giovane indovinato dal Pescara. Com'è la situazione Sottil? Prestito secco, potete avere anche il prossimo anno il giocatore? Ma io credo che su questi giocatori non mi dici nulla di nuovo, perché Sottil l'ho voluto io, l'ho portato a Pescara e ho chiesto alla Fiorentina di poterlo avere anche il prossimo anno. È evidente che se in questo momento Sottil sta giocando c'è possibilità che rimanga, se non gioca parliamo dello stesso discorso di Bettella. La toccherà lui con la squalifica di Scognamini. È un giocatore forte, deve giocare, se non gioca è chiaro che l'Atalanta poi a fine anno ti dirà che sta a fare qui, a fare le ragnatele. I giocatori giovani forti devono giocare, Sottil è uno di questi.